Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle Skywars. Allora, l'ultima volta mi avete consigliato in tantissimi, cioè in tantissimi, abbastanza persone, nei commenti appunto di fare una specie di mini raduno nelle Skywars, ragazzi. E come mi è piaciuta, devo dire. Purtroppo non lo posso fare oggi come speciale, diciamo, tra molte virgolette, 201esimo episodio, perché di questo periodo qui non ho né molta voglia e né molto tempo di fare queste cose. Però se appunto come cosa vi interessa, già che anche a me un pochettino piace, fatemi sapere appunto con un commento se siete interessati oppure no. Detto questo ragazzi, ci rivediamo in partita e speriamo come al solito di fare le lezzatine. Ok, facciamo anche un pochettino di shoppino, niente di particolare, soltanto due Ender Pearl. E volevo appunto parlarvi di anche un'altra cosa che è successa l'ultima volta nell'ultimo episodio. Praticamente è successo un casino della Madonna, ma perché non era... Cioè, in genere sì, capita sempre che qualcuno mi faccia notare queste cose, però l'ultima volta veramente bordello. E praticamente mi avete detto, ma in tanti ragazzi, e sinceramente penso non sia nemmeno vera come cosa, che l'armatura tipo questa qua in iron con protezione esempio 3 è peggio di questa qui in diamante con protezione 1. A parte che questa cosa qui non mi risulta nemmeno vera, ma poi ragazzi io dico una cosa, ma anche se fosse vera, cioè sti cazzi, ok in certi casi può fare la differenza tra la vita e la morte, ma vi ricordo che siamo su Minecraft, quindi anche se effettivamente non siamo al massimo e non stiamo dando il massimo, robe simili, cioè chi se ne frega alla fine ragazzi, per dire, tanto qui ci sono sempre i lezzini, tanto il problema casomai se proprio qualcuno è il cheater, non è di certo... Ok, l'armatura lezza. E non riesco a beccarlo, quello là. Ok, vediamo. Quanta vita avrà? No, si è fatto lo scudo. Che lezzo. Vabbè, andiamo al centro a questo punto. Tanto non possiamo perdere tempo con lui lì. Allora, proprio lui lì detto in maniera abbastanza lezza. Comunque, al centro non c'è nessuno. Quindi, allora, blocchi ce l'abbiamo. Sì, perfetto. Saliamo subito. E vediamo cosa ci offrono questa volta le chest. Allora, intanto vi mangio subito una mela, ragazzi, perché se si ti passa qualcuno, robe simili... Ok, ecco. Subito partito a tirare sparate e non c'era nessuno, perfetto. Comunque, allora, cos'è che ci manca a noi? Allora, abbiamo questo qui, sì, un ferro sarebbe meglio. Abbiamo tipo la spada, ok, questa qui è molto meglio perché fa 8 di danno. Ok, siamo messi abbastanza bene. Ora, mancherebbe effettivamente qualcosina, magari in diamante, se la trovo. Comunque, ragazzi, sì, è una cosa che ho sempre detto. Tipo, nel dubbio io ho quasi sempre preso le robe in... diciamo, ovviamente se c'è il diamante, ragazzi, il diamante è una protezione assicurata. Quindi... ne vale la pena comunque. Ma comunque, vabbè, sti cazzi, vi ripeto, non vi lamentate, non incazzatevi se non faccio quello che dite. Però non sempre si può fare tutto. Quindi, cioè, se metà persone dicono una cosa e metà l'altra, ragazzi, non posso accontentare tutti e due, capite? Questa cosa abbastanza basilare. Comunque c'è il lezzino qui, che vedete, cioè, anche non fossi stato al massimo dell'armatura, tanto questo qui mi stava uscirendo con le palle. Cioè, che come cosa detta così è anche abbastanza strana, però è la verità alla fine. Ok, abbiamo distrutto anche questo qua. C'è quello là. Ok, vediamo se è morto. Io spero di sì, ok, è morto anche lui ragazzi, quindi siamo rimasti in uno contro uno. Vediamo dove è l'ultimo, intanto ne abbiamo uccisi tre totalmente a caso in mezzo secondo, mi sembra giusto, dai. Comunque, ok, l'ultimo è qui ragazzi, oddio. Sì, ok, fai pure il... no, ragazzi, perché lo sto... ah, ok. Non lo so, ogni tanto ho messo le persone, non mi rendo conto del motivo, cioè, ok, le sto missando veramente. Ok, comunque, la siamo qui, tu non devi venire... schifo, sei uno schifo, tanto ti becco pure da qua, sei lezzo. E ok, però sei salvato. Allora ragazzi, questo qui purtroppo ha l'arco. Ha l'arco e le frecce, quindi potrebbe essere un problemino. Ok, ma scendi un pochettino, ok. Così ragazzi lo facciamo andare in ritirata, perché ok, così sta prendendo tantissima vita. Guardate quante ne sono arrivate. Se non ha le mele dorate lui è tipo morto tantissimo. Ok, comunque lo sto beccando anche da dietro il murettino. Dai, crepaci, quanta vita hai. Guardate, guardate quante frecce ha. Quanta vita ha questo lezzo qui. Oddio, veramente ragazzi? Veramente ha così tanta vita? Ma cos'è? Cioè, è un mostro questo, non è un player, è un mostro. Ok, comunque stiamo anche finendo le frecce, cioè lui le sta assorbendo proprio. Non so cosa sia veramente. Comunque, anche se ora ci dovesse buttare indietro, in teoria non ci dà abbastanza knockback da tipo cadere di sotto, quindi siamo già in una posizione abbastanza vantaggiosa. Detto questo, mela dorata, arco con un po' di frecce.
Olè, teniamolo a distanza, ragazzi, perché purtroppo sta laggando lui. Ok, perché ragazzi, purtroppo stava laggando, quindi poteva essere lì ma da un momento all'altro accanto a noi. Ma alla fine l'abbiamo ucciso con le frecce, alla fine il ponte non serviva nemmeno. Allora, siamo nella mappa del Natale questa volta e devo dire che questo server qui è abbastanza strano, perché la mappa del Natale c'è tutto l'anno, è una cosa un pochettino a caso, però va benissimo così. Comunque, ragazzi, non so se ci avete fatto caso, ma siamo subito partiti con l'arma più forte del gioco, ovvero, se l'ho detto lentamente, non so il perché, non chiedetemelo per favore, perché non so dare risposta a questo. E guardate, 9,75 di danno, è una roba proprio, questa qui porta alla distruzione ovunque, tipo, basta guardarlo il player, cioè basta mirarlo così, e quello è morto, proprio ha segnato la sua vita. Tra vedere come ci crepo io, dopo queste parole, è sicuro al 100% che ci creperò in qualche modo, comunque chi se ne frega, dai. Allora, io come al solito scavo qui, perché, insomma, intanto qualcuno si poteva essere stippato, me l'ha durata così abbiamo cuori extra, e siamo pronti. Ok, allora vediamo cosa ci offre stavolta il mercatino dell'usato, perché alla fine è il mercatino dell'usato questo qua. Ha protezione 3 abbastanza buono, siamo messi già bene, incredibile, subito la prima cesta così abbiamo trovato subito le cose abbastanza buone. Allora, i pantaloni protezione 3 mi sembra che i nostri non ce li hanno, e subito anche le scarpettine. No, in verità i nostri hanno protezione 3, perfetto, proprio eravamo già messi bene. Poi ce n'è uno là, cerchiamo di buttarlo lì sotto, dai, ok, colpito. Poi c'è un altro laggiù, purtroppo l'ho mancato, ma c'è il suo amico lì, si stanno scannando un pochettino, vediamo se riusciamo. Oh, quello è cheater, quello è cheater, l'ho buttato giù io, ragazzi, abbiamo visto che è risalito proprio con la potenza nel corpo, quindi io direi che con lui potremmo anche fare i lezzini. Vabbè, tanto lo uccidiamo prima o poi con le frecciate, facendo così in teoria. Veramente buono. Vediamo se è risalito. Sì, ok, perfetto. Lui risale perché ovviamente cosa ci possiamo aspettare da un cheater? Tipo, vedete, ecco, questo qui, guarda, prima avete detto che protezione 3 e peggio di questo qua. Vabbè, infatti questo qui diamante con protezione 2, ragazzi, ce la rischiamo, ma comunque io ho protezione 2 di diamante, lo tengo, sapete com'è. Allora, le scarpettine queste sono peggio, questo ci arrivo pure io a capirlo. Vabbè, ragazzi, siamo messi bene, cioè non c'è... Vabbè, prendiamo un pochettino di frecce, casomai ci potrebbero servire. Purtroppo lì c'è il cheaterino. Fa anche team il cheater. Cavolo, dovevamo ucciderlo finché eravamo in tempo. Non vorrei fossero due con i cheat. Quello potrebbe essere un grosso problema, ragazzi, in due con i cheat. Veramente mi viene da ridere per non piangere. Cioè, io non lo so, ragazzi, non lo so, dai. Come si fa? Come si fa a giocare così? Non lo so, veramente l'unica che mi viene in mente è di aspettare che si tippino, che facciano qualcosa di lezzo, una mossa sbagliata, robe simili, perché non mi viene in mente nient'altro, ragazzi, non so minimamente come fare per uccidere questi qua. Ci posso provare, tipo, con la lava, ragazzi, lo so che ad alcuni di voi la lava non piace, però, scusatemi, ma contro i cheaterini lì non so assolutamente cosa fare, e uno dei due è sicuramente cheater, oltretutto è pure un team... Scusatemi ragazzi, ma è d'obbligo. Quindi ora io mi ci tippo. Ok. Vediamo se riusciamo subito ad uccidere questo qua. Ok, subito la lava. Dov'è la lava? È quella qui. Perfetto. Ah, ma lui è ancora sotto. No, ragazzi, non ci serve la lava, non ci serve. Andiamo così brutali. Olle. Lui vuole piazzare la lava, mi sa. Mi sa che questa era una trappola, ragazzi. Mi sa... Oddio, oddio, oddio. Guardate con quali cheat lo sta facendo. Guardate con quali cheat... Ok, ok, perfetto, perfetto. Ragazzi, hai cheat. Questo qui ha, mi sa che ha la kill aura proprio palesissima. Cavolo, cavolo, cavolo. Avete visto? Quella lì era una trappola, perché in teoria noi non si poteva risalire e lui ci poteva beccare da più lontano. Cavolo, ragazzi, abbiamo rischiato tantissimo qua. Noi però con questo qua possiamo usare la lava. Oddio, no, se mi butti... Guarda, ti sto facendo un favore a uccidere il cheater, eh. Non rompere. Ok, ragazzi. Ok, perfetto. No, 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 no. Lezzo, 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 lezzo. Brucia tantissimo nella lava. Ok, ce n'era un altro. Erano in tre, ragazzi, qua. No, 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 no. Ok, muori anche te. La madonna, ragazzi. Che azione spettacolare. Era un team da tre o quello sopra non c'entrava nulla. Non ne ho la minima idea. Comunque abbiamo distrutto, ragazzi. Abbiamo distrutto qua. Veramente una cosa assurda. Tralasciando questo, lì c'è un lezzo, l'ultimo che rimane oltretutto, l'Ender Pearl, non ho la minima intenzione di shopparle per andare contro di lui, ho visto benissimo che sotto, prima che me lo schivate in 10.000, ragazzi, c'erano molti pezzi di armatura in diamante, cappellini, robe varie, ma per ora, cioè, non mi interessa sinceramente, ok, quello lì si è seppellito vivo, probabilmente vorrò usare qualche tattica strana,
Però ragazzi, è veramente incredibile che ce ne siamo fatti tre. Non ci riesco ancora a credere. Allora, vediamo se questo qui... Ok, perfetto. Per ora non sta risalendo. Sperando che non sia un lezzo citerino, ci potremmo provare diretti. Subito mela. E saltiamo, ragazzi. Il salto della fede. Vediamo cosa ha combinato questo qui. Ok. Per ora non sembra niente di strano. Sì, ma tu ti sei seppellito. Vabbè, subito morto così. Non c'aveva vita, ragazzi. L'abbiamo ucciso con due colpi, quindi era senza vita. Forse non aveva nulla da mangiare, boh. Allora, questa in teoria è l'ultima partita. Fino ad ora ci è andata benissimo. Stavo per dire bene, ma invece è benissimo. Quindi, ragazzi, speriamo pure per questa partita qui che ci vada bene. Per ora non abbiamo trovato nulla di spettacolare, devo dirlo. Ma tutto sommato c'è questa cesta e... Vi dirò, ragazzi. Di armatura... Non ci è andata nemmeno tanto male. Abbiamo le mele dorate. L'arco. Vabbè, ovviamente i blocchi e le cose qua si trovano sempre. Vabbè, di frecce abbiamo soltanto 4, devo dirlo. Quindi è un pochettino schifosa come cosa. Ma tutto sommato, forse riusciamo anche a fare qualcosa. Ora, io salgo un pochettino. Ho visto quello che accanto a me voleva fare tipo un coso per venire da me, appunto. E infatti sta venendo. Ma noi lo uccidiamo subito così, vero? Ok, perfetto, abbiamo spiegato 3 frecce su 4, ragazzi, incredibile. Non sì che siamo nei geni del male, sappiamo benissimo come giocare. E vabbè, allora, al centro non c'è ancora nessuno. Quella a sinistra ho visto che sto facendo un pochettino il ponticello. Io quasi quasi lo aspetto. Sta facendo il doppio ponte perché pensa che non possa buttarlo di sotto se fa il doppio ponte. In effetti potrebbe essere vero se uso l'arco con le frecce, però... Se uso tipo cose da lanciare come le palle o robe simili, cade brutalmente. Allora, io ho ancora 2 Ender Pearl, quindi in teoria potrei anche benissimo utilizzarle contro questo lezzino qui. E, cioè, per andare al centro intendo, ovviamente, non è che mi tipo da lui, non sono così lezzo fino a questi livelli, però... no, ragazzi, assolutamente no, non voglio andare da lui. Andiamo al centro e speriamo in bene. Con l'Ender Pearl che tipo non parte mai... Ma è partita? Ma l'ho fellata? Raga... no, ok, non capisco cosa stia succedendo. Io l'Ender Pearl non l'ho fillata, l'ho tirata bene. E questo qui è fermo. What? Quello che sta tirando cose. Ragazzi, mi sa che sta laggando tipo tantissimo il mondo intero in questo momento. Bello, proprio, bello. Dai, ma... Seriamente? Seriamente sta laggando così tanto? Io non sono a laggare. È tipo il server che sta morendo, ragazzi. Non lo so. Ok, perfetto, si è ripreso. Oh, mi ha anche tippato, incredibile. Però non mi devo buggare, eh. Ok, ragazzi, ci sono dei problemi tecnici, mi sa. Ci sono dei grossi problemi tecnici. Ok, ok, partono... Ah, questa qui è la palla, ragazzi. Avete visto la palla che prendete ora? È quella che avevo tirato a quello lì prima, mezz'ora fa. Ma non fa un cavolo questo server. Non sta funzionando, sta morendo, è morto. Ma che cavolo? Vabbè. E ovviamente... Finisce così, come tutte le belle storie. Allora, ho cambiato server perché l'altro è morto e non so se riprenderà mai vita. Comunque, appunto, scusatemi per l'ultima partita, ragazzi, ma è crashato il mondo, non era assolutamente colpa mia. Ma comunque, abbiamo fatto i lezzini durante tutto il video, quindi alla fine ci sta. Spero che, appunto, questo video vi sia piaciuto ed è ciao a tutti.